Bentrovati a Toscana Parlamento, il settimanale di informazione sull'attività del Consiglio regionale della Toscana curato dalla redazione di Italia 7. Il 30 novembre si è tenuta la festa della Toscana che ovviamente celebra e commemora come ogni anno la prima volta nella storia in cui uno Stato, il Granducato, abolì la pena di morte. Un'edizione di quest'anno con seduta solenne del Consiglio dedicata a Don Milani nel segno della pace. Il 30 novembre del 1786, per decisione dell'allora Granduca Pietro Leopoldo, la Toscana fu il primo Stato al mondo ad abolire la pena di morte e la tortura. Per l'epoca fu una scelta innovativa e rivoluzionaria ed è per questo che il Consiglio regionale della Toscana ogni anno celebra, il 30 novembre, la festa della Toscana. Oggi noi ricordiamo che la Toscana è stata la prima regione al mondo nel 1786 ad abolire la pena di morte e purtroppo ancora oggi quasi 60 stati al mondo utilizzano ancora la pena di morte facendo violenza a chi ha fatto violenza. La Toscana è terra di diritti, la Toscana è una terra che non si è mai voltata dall'altra parte. Seduta solenne al Teatro della Compagnia di Firenze con la partecipazione dei rappresentanti delle tre grandi religioni monoteiste, l'imam El-Zir per la comunità islamica, il rabbino Piperno, rabbino capo di Firenze per quella ebraica, l'arcivescovo di Firenze il cardinal Betori per la comunità cattolica. Oggi è una giornata molto importante, ricorda la sacralità della vita umana. La Toscana è stato la prima realtà, il primo Stato al mondo di abolire la pena di morte e oggi con le guerre che abbiamo nel mondo, Russia, Ucraina, Palestina, Israele e centinaia di guerre del mondo, abbiamo bisogno di sottolineare l'importanza della vita umana e poi ricordando anche la nascita di Don Milani che ha avuto il coraggio di lavorare anche fuori schemi realmente e abbiamo bisogno oggi tutti quanti del coraggio di lavorare per costruire una vita più importante. I care è quel motto realmente che vuol dire devo fregarmi dell'altro, devo condividere l'altro, devo mettermi nel panno dell'altro. Oggi abbiamo bisogno di questo. Personalmente per me, per la comunità che ho l'onore di rappresentare, essere stati chiamati qui a portare un saluto in questo giorno così importante, è un grandissimo onore e partecipiamo perché La comunità ebraica in Toscana ha origini antichissime ed è sempre stata parte integrante del tessuto della società toscana e quindi noi oggi anche siamo in festa con tutta la Toscana. Poi il tema anche di un'istruzione, di un'educazione che non sia solo appannaggio dei più potenti ma che sia un elemento di crescita di tutta la società è un tema che nell'ebraismo è anche un tema fondamentale, quindi anche proprio nel tema scelto di questa giornata ci sentiamo pienamente dentro. Le celebrazioni hanno avuto come frase manifesto l'I Care di Don Lorenzo Milani. L'edizione 2023 della Festa della Toscana ricade infatti nel centenario della nascita del parroco di Barbiana. In questo momento Don Lorenzo Milani è un testimone di questa terra particolarmente attuale. Lo è come prete, lo è come credente, lo è come maestro e lo è soprattutto come critico di quel modello di sviluppo che negli anni 50 e negli anni 60 ha visto convivere una Toscana ricca alla quale lui apparteneva e una Toscana molto povera, sfruttata nelle fabbriche, nelle campagne. Sicuramente dal tempo di Lorenzo Milani molte cose sono cambiate, ma forse dovremmo guardare a questo tempo con l'occhio di Don Lorenzo e vedremmo l'aumento delle disuguaglianze, i pochi investimenti nella scuola, nella sanità, nei beni comuni che stavano a lui tanto a cuore e soprattutto una perdita di patriottismo costituzionale. Lui aveva definito la nostra Costituzione quella che aspettiamo da 2000 anni e forse Don Lorenzo Milani oggi ci direbbe di attuarla e non di stravolgerla. Una ricorrenza dunque che guarda ai grandi esempi del passato ma che focalizza la sua attenzione sugli scenari futuri. Quest'anno ci siamo trovati tutti insieme nella formula della festa della Toscana, la Toscana dei valori umani e della lotta alle disuguaglianze a 100 anni dalla nascita di Don Milani. Una figura sicuramente che unisce in un periodo della nostra storia che è quanto mai complesso e che ci tramanda degli insegnamenti importanti.
ma che ci ricongiunge idealmente allo stesso illuminismo, in una matrice cristiana identitaria che ci insegna ad avere cura degli altri, I care. È molto importante per la Toscana ed è stato significativo festeggiare il proprio giorno di celebrazione all'insegna di Don Milani e del suo messaggio, perché ci ha ricordato e ci ricorda ogni giorno come la conoscenza è uno strumento di cittadinanza, e ricordarlo a tanti ragazzi e ricordare quel valore della disobbedienza nel di più, disobbedienza nel fare qualcosa di più anziché nel fare qualcosa di meno, abbia ispirato il magistero di Don Milani. Lui in pochi anni di vita, in 43 anni di vita, ha lasciato un messaggio che attraversa il tempo. Ancora oggi, da 100 anni dalla sua nascita, essere con i ragazzi a cercare di attualizzare quel messaggio e a sottolinearne il valore eterno è molto significativo. La proposta di invitare i tre rappresentanti delle religioni monoteiste è una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza, perché penso che la giornata dedicata alla festa della Toscana, a maggior ragione nel momento in cui questa festa quest'anno abbiamo appunto intitolato a Don Milani, debba anche essere un segnale di dialogo, un segnale sicuramente di pace. Le nostre comunità stanno insieme se abbiamo presente che sono comunità composte da persone che hanno fedi e credi religiosi differenti. Quindi il segnale che oggi parte dalla Regione Toscana, dal Consiglio regionale, è sicuramente un segnale fortissimo, rispetto al quale io sono assolutamente soddisfatto e, ripeto, è stata una proposta che ho fatto io all'interno dell'ufficio di presidenza. Una festa che ha sempre un grande fascino, un valore unico, I care, l'idea di prendersi cura degli altri, di chi soffre e non solo, degli ultimi e non solo, ma soprattutto di farsi carico di tante persone che in questo momento sono in difficoltà, lo sono nella nostra regione, lo sono nel mondo, la Toscana si deve fare carico di tendere sempre una mano verso gli altri. La Toscana l'ha dimostrato nella propria storia, rispettando il valore dell'uomo quanto tale, rispettando il valore della persona in quanto tale, e oggi bisogna affermare questi nostri valori e affermarlo con una festa che ricorda la nostra storia e che dimostra che la Toscana può avere un ruolo non soltanto nel contesto nazionale ma anche internazionale. Don Milani ci lascia oggi quello che io chiamo speranze possibili per i ragazzi che devono continuare ad avere un livello di istruzione adeguata, senza classismo, ma soprattutto le istituzioni. Perché se si dice speranze possibili c'è una possibilità concreta che deve essere attuata oggi, e le istituzioni, in primis la Regione Toscana assieme alle istituzioni scolastiche, devono creare quelle sinergie anche con le associazioni, in particolare quelle delle famiglie, per far sì che i ragazzi abbiano il loro futuro oggi e che nessuno rimanga indietro. È una scelta bella, importante, assolutamente condivisa, e anche le presenze che hanno arricchito questa seduta solenne danno il senso profondo di una voglia da parte del Consiglio regionale, da parte della nostra comunità toscana, di essere ponte di dialogo, di costruzione di occasioni di speranza e di pace. E anche questo è il grande messaggio che noi vogliamo lanciare in occasione di questa festa della Toscana 2023. Io sono orgoglioso che la festa della mia regione, della nostra regione, sia stata aperta oggi sul palco del Teatro della Compagnia da tre rappresentanti che in questa regione rappresentano le tre principali religioni del mondo, religioni che spesso e volentieri sono state e sono in conflitto tra loro. Oggi questi esponenti, che veramente ringrazio dal profondo del cuore, hanno dimostrato che quel messaggio di pace a cui facevi riferimento te è di una disarmante attualità se portato avanti da persone che hanno come obiettivo quello del dialogo. La Commissione Sanità del Consiglio regionale della Toscana si è recata all'ospedale di Orbetello in provincia di Grosseto. Vediamo com'è andata. Sul presidio ospedaliero di Orbetello, la Regione e l'ASL Sud-Est confermano l'intenzione di investire, affrontando la principale criticità che riguarda il reperimento di personale medico specializzato. E il messaggio con il quale il presidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Enrico Sostegni, ha sintetizzato il lungo confronto, durato circa 3 ore, con i professionisti del presidio ospedaliero Maremmano e con gli amministratori locali sulla sanità della zona delle colline dell'Albegna. La Regione e l'azienda Sud-Est investono su
questo presidio, su quello di Pitigliano, e che investono da un punto di vista degli immobili, ma delle infrastrutture, ma anche del personale. Ovviamente nei limiti in cui si riesce a trovare personale, c'è un problema nazionale, non solo di questo territorio, nel reperire alcuni professionisti, e ovviamente questo si riverbera anche su questo presidio. Professionisti molto motivati e un grande lavoro fatto sull'integrazione con il territorio, che è uno dei temi che dobbiamo tutti quanti in qualsiasi parte della regione realizzare davvero, cioè il medico di famiglia che si parla davvero con gli specialisti che sono in ospedale, perché il cittadino non può trovare due mondi completamente separati e da solo andare da una parte all'altra. Da padrone di casa non posso essere orgoglioso dei professionisti che hanno ragionato con grande impegno e con grande forza d'animo alle difficoltà che oggettivamente la sanità presenta, però devo dire che con questi professionisti possiamo sopperire a quelle mancanze sia di numero che di denaro che abbiamo purtroppo. La Commissione ha avuto accesso alle strutture, organizzate per aree funzionali, a diversa intensità di cura, superando il concetto di reparto tradizionale, ad accogliere la direzione aziendale, quella locale, oltre al personale sanitario, amministrativo e i sindacati. Assegnati i premi Toscana in Spot 2023 del Corecom della Toscana, il Comitato Regionale delle Comunicazioni, premiati i progetti che pongono l'attenzione sui pericoli dei social e dell'abuso del web. Con il video Offline, Chiara Rossi, regista cortonese di 21 anni, vince il premio Toscana in Spot 2023 in Dipendenza Digitale, il concorso del Corecom Toscana dedicato al contrasto alle dipendenze in rete, dai social network e ai videogiochi. Ho presentato uno spot che appunto riguarda il tema delle indipendenze digitali, e con appunto la mia attrice abbiamo realizzato questo spot dove lei praticamente si trova appunto tutti i giorni a casa che sta con il telefono, e a un certo punto improvvisamente si ritrova in un luogo totalmente desolato, e diciamo che appunto il messaggio è quello di guardarsi intorno ed evitare di stare sempre al telefono, perché appunto poi dopo ci perdiamo quello che succede intorno a noi. Secondo classificato, il video denuncia "Hai controllato lo smartphone" di Brian Vannacci. Terzo classificato, lo spot "Vivi fuori dagli schermi" di Matteo Daddi, che utilizza il videogame Pac-Man come metafora del labirinto digitale. Evitiamo di diventare dipendenti dalle nuove tecnologie. Indipendenze digitali viste con gli occhi delle ragazze e dei ragazzi più giovani. Questo messaggio è un messaggio forte che vuole mandare tutta l'Assemblea legislativa. Le tecnologie sono importanti, svolgono un ruolo fondamentale nel cambiamento delle nostre comunità, ma vanno gestite, vanno guidate, vanno indirizzate. Con il concorso Toscana in Spot, il Comitato per le Comunicazioni della Regione Toscana da 10 anni dà la possibilità alle nuove generazioni di videomaker e registi toscani di esprimere un messaggio creativo e ad impatto sulle urgenze che attraversa la società e sul ruolo positivo a cui devono aspirare i comunicatori e i media. Per noi è un tema centrale per quanto riguarda il Corecom, perché il tema di sensibilizzare le nuove generazioni non solo su questo tema, su questi strumenti, su queste competenze è un elemento importante di valore, di mission generale del Corecom. Proprio in questa chiave andremo il 4 dicembre a organizzare il primo Patentino Day in Toscana all'Istituto degli Innocenti, dove metteremo in rete, metteremo insieme tutte le esperienze che abbiamo portato avanti nelle scuole medie a Toscana proprio in questa chiave, per rendere sempre più possibile un accesso, una padronanza e un navigare in modo sereno, sicuro e consapevole all'interno della rete e dei social. Ed è tutto anche per questa edizione di Toscana Parlamento. Informazione dal Consiglio regionale della Toscana torna la prossima settimana.